gli effetti. Allora, grazie per l'invito. Saluto naturalmente tutti, anche i molti amici che sono presenti in questa tavola rotonda. E porto il saluto al Consiglio Nazionale di Slow Food, che in questa veste cerco di rappresentare, e credo che qualche altro consigliere e anche molti soci nostri siano collegati. Rispondo alle sollecitazioni sia di Matteo Rossi che di Diego, permettendogli per me una piccola, come dire, premessa politico-istituzionale che come dire, sovrintende anche poi le scelte quali quelle della politica economica e quindi della PAC. Tra l'altro mi complimento anche tra virgolette per il bel titolo e anche l'immagine grafica che ha trovato molti consensi e molti apprezzamenti. Allora, io credo che il primo problema della Unione Europea sia un problema politico di lunga lena, come dire, è la scarsa coesione che le politiche europee in generale hanno, poiché l'Unione Europea si tratta, permettetemi di dirlo, di un progetto politico inconcluso, incompiuto rispetto al percorso che è iniziato oltre 50 anni fa. Io credo che serva un nuovo patto politico importante tra gli stati europei che vada nella direzione di un maggior federalismo, di un maggiore accordo e di decisioni condivise e coese per maggioranza, non all'unanimità. Per esempio, abbiamo visto tutti quanti il caso di questi giorni in cui il piano del Recovery Fund è stato osteggiato e bloccato dal veto degli stati autoritari, visto il vincolo che in esso era compreso da questo punto di vista, no? Questo processo da una parte, evidentemente, il contrasto difficile alle grandi lobby che, vedi il caso della PAC in agricoltura, lavorano sicuramente a discapito dei tanti piccoli agricoltori che fanno quell'agricoltura che a noi piace, che come dice la FAO, sfama il mondo, è la maggioranza dal punto di vista numerico, ma è la minoranza dal punto di vista della forza politica. Quindi io credo che l'Unione Europea necessiti di ambiti di maggiore omogeneità a partire dalla politica estera, visto che siamo un territorio di pace da almeno 50 anni, da almeno 70 anni, e dovremmo essere anche il polo guida per quanto riguarda le relazioni internazionali e l'accoglienza in primo luogo. Ma anche per quanto riguarda l'economia, finanza e fiscalità, occorre una maggiore coesione e una maggiore uniformità a livello europeo, per esempio per eliminare quel fastidioso fenomeno dei paradisi fiscali o dei diversi regimi fiscali che permette, specialmente ai grandi player internazionali, di fare quello che sappiamo. E poi il polo guida un modello internazionale importante davvero per la transizione ecologica, una transizione ecologica giocata in un ambito territoriale davvero, davvero importante. Io credo anche che l'Europa abbia un compito storico rispetto anche alla PAC e alle politiche agricole. Credo sia anche necessario, dentro gli equilibri interni, uno spostamento, mettiamo, la dico in termini, uno spostamento a sud degli equilibri geopolitici rispetto alle politiche agricole per superare, come dire, l'asse storico Parigi-Berlino. Mi viene da dire con uno slogan, una maggiore meridionalizzazione, mediterraneizzazione delle politiche anche agricole. Noi possiamo, io credo che anche attraverso strumenti come la PAC sia necessario dialogare, oltre che all'interno degli stati membri, vista la nostra posizione politica, col Medio Oriente, con l'Africa, soprattutto con il Nord Africa, con il Mediterraneo, perché questo permetterebbe un'interlocuzione e un modello davvero importante che potrebbe rappresentare l'Europa. Non credo che la politica verso paesi come invece di fornire motovedette, fregate ai vari Egitto, Libia, piuttosto che Turchia, interloquire con loro dal punto di vista delle politiche agricole e ambientali potrebbe essere una grossa chance per questo nostro comprensorio politico internazionale. Come dire, il modello di pace e di soluzione dei conflitti attraverso la diplomazia, il modello dei diritti dello Stato di diritto che abbiamo in Europa possa essere davvero un polo internazionale di grande riferimento dentro il futuro politico di questo paese, di questo territorio.
Questo credo che sia una premessa molto importante, anche se non so se va nel senso dell'immediatezza e della concretezza e dei tempi brevi Lorenzo, ci possa arrivare. La premessa doverosa, però ti ha portato via un parecchio tempo, quindi vedi di riuscire a sintetizzare adesso le... Allora, sicuramente, ora per quanto riguarda le politiche agricole, vengo al nodo della discussione di oggi, la mia premessa è molto breve, siamo dentro, anche perché altri immagino ripeteranno e sottolineeranno le stesse cose che poi che andrò a dire in estrema sintesi. Noi facciamo parte della coalizione Cambiamo Agricoltura, quindi è inutile che lo ripeta e lo diciamo in tutte le salse possibili, ma mi concedo un paio di sfumature. Allora, l'agroecologia è la strada per il futuro, non ci sono alternative, non è un'opzione politica, non è perché lo dicono i ragazzi dei Fridays o Slow Food o chi altro, sono dati oggettivi. È il pianeta che ci dice che su questa strada, sulla strada delle economie fondate sull'energia fossile, non si va da nessuna parte. E sappiamo che anche l'agricoltura, non lo dice Slow Food, lo dicono l'IPCC, l'agricoltura intensiva è responsabile del 25% delle emissioni a livello mondiale di gas climateranti, della CO2, del metano, degli ossidi di azoto e di altro. E quindi io credo che sia stato molto deludente la scelta del Parlamento europeo, che ha praticamente bocciato, è stata, come dire, una notizia ferale quello che è successo il 22-23 ottobre a Bruxelles. E la nuova PAC è davvero un compromesso, come diciamo in vari elementi, al ribasso, che non è coniugata per niente, e questo purtroppo è una delusione molto forte, alle stesse politiche che l'Europa, la Commissione europea, la von der Leyen avevano intrapreso, Farm to Fork, il Green Deal, il piano di biodiversità 2030. Io credo che non ci siano alternative a una svolta. Non abbiamo tempo, e i tempi di questa PAC 22-27 in questa direzione credo che contrastino con le necessità, perché di tempo tutti ci dicono, gli scienziati, ricordo anche noi, tutti ricordiamo l'appello dei 3600 scienziati del marzo di quest'anno rispetto al fatto che abbiamo 10 anni di tempo, e se noi aspettiamo i tempi di questa deludente PAC 22-27 arriviamo quasi alla fine di questo decennio. Siamo nella regione. Io spero che il dialogo all'interno del Parlamento europeo, attraverso il dialogo con la Commissione, l'iniziativa degli Stati membri, quindi auspico che i ministeri in Italia vadano davvero in un'altra direzione, accelerando quello che è necessario sotto gli occhi di tutti. Abbiamo davvero io richiamo, tutti li conoscono, ma richiamo davvero la necessità, che è declinata dalla stessa Commissione dentro il Farm to Fork, della riduzione del 50, della metà almeno dell'utilizzo dei fitofarmaci, degli antibiotici negli allevamenti intensivi, dei fertilizzanti in agricoltura, mentre invece occorre come minimo, e sono obiettivi secondo noi timidi, il raddoppiamento delle superfici per quanto riguarda le agricolture non intensive, biologiche, biodinamiche, che rispettano i cicli della terra. E altra necessità importante, noi abbiamo anche progetti rispetto a catene di produzione, cito solo il nostro progetto Slow Mais. Il mais è una delle produzioni, come dire, più critiche, no? dentro il nostro territorio, per riservare amplissimi spazi alle rotazioni agrarie e agli spazi di naturalità dentro le aziende agricole. Ma se questo non è promosso, non è sostenuto da una PAC che invece, come abbiamo visto purtroppo, per l'80% va a sostenere quella minoranza di agricoltori, minoranza, come dire, dal punto di vista percentuale, ma che decide poi gli indirizzi di produzione del cibo, non andremo da nessuna parte. Occorre davvero invertire la rotta. Grazie Lorenzo. Sì, non volevo tranciarti la frase, però avevi chiuso il ragionamento, quindi va bene. Ecco, diciamo, scusate, ho lasciato un po' più di tempo, ma ho sfruttato Lorenzo anche per fare questo inquadramento iniziale. Come avete sentito, è doveroso questo inserire questo
discorso, dibattito che stiamo facendo sia noi qui sia a livello di PAC di Unione Europea all'interno del progetto politico dell'Unione Europea, con un'ambizione da terzo polo mondiale, come è stato detto, e quindi anche una certa responsabilità di alzare l'asticella verso quelle politiche che stiamo perseguendo. Quindi in questo inquadramento, questa premessa, diciamo, è doverosa anche per dare poi senso alle richieste che andiamo adesso a andare nel dettaglio, di cui andremo nel dettaglio. Lascio però subito la parola a Elena Ferrario, Presidente di Lega Ambiente Bergamo, dicendo che siamo comunque quasi 100 in Zoom, e quindi siccome abbiamo comunque un limite di 100 per questa diretta in Zoom, si chiede a chi può di passare su Facebook e seguire il convegno tramite Facebook, lasciando invece il link a Zoom alle persone che non hanno la possibilità di seguire in Facebook. Poi tra l'altro il titolo e la grafica della locandina, un grazie a Cinzia Terruzzi che lavora sempre con competenza, oltre competenza di grafica, anche competenza di senso, e quindi questo Pac-Man che si mangia la transizione, diciamo, è proprio un'idea che focalizza subito il senso del convegno. Elena, lascio a te. Buongiorno a tutti. Grazie da parte di Lega Ambiente Bergamo di questo invito. Lega Ambiente è fortemente intrecciata anche con gli altri organizzatori, no? Cioè Cittadinanza Sostenibile, il DESI. Diciamo che a livello territoriale mi sento di essere in una rete, ma siccome penso che questo incontro sia seguito anche da lontano, cercherò di portare un pochino il punto di vista locale, ma anche generale. Diciamo che per rifarmi, pensare un po' sul pezzo e rifarmi alle domande di Diego, criticità e positività, allora naturalmente mi ritrovo tanto in quello che ha già segnalato Lorenzo sul fatto che non è la PAC che volevamo naturalmente, però io vorrei fare un passo come a lato per mettere a fuoco un aspetto. Noi siamo in un momento storico in cui finalmente non ci sentiamo più il gruppetto in minoranza. Probabilmente in minoranza come numeri lo siamo, ma c'è un modo di pensare che si è diffuso tanto. Ci sono i giovani che si sono mossi, cosa che era impensabile fino a qualche anno fa, e si sono mossi su questi temi. Ci sono dei contesti che sono già stati citati, legislativi che lo consentono, ci sono gli accordi sul clima di Parigi, Agenda 2030, cioè c'è tutta una volontà di andare in questa direzione. Quindi questa sensazione che non stiamo più parlando, parlo come associazione, di qualcosa che è per piccoli gruppi di appassionati, finalmente c'è. Allora quello che mi domando è come mai poi in Italia questo passa così poco, come mai le votazioni al 23 di ottobre sono andate in quel modo? Cioè ci sono paesi che si sono spaccati a metà sul numero di votanti, almeno il 50%, i paesi molto grossi, Germania, Spagna, Francia, si sono spaccati a metà sulla votazione, in Italia no. Il 7% credo abbia votato contro questa PAC. Allora, come mai c'è questo scollamento? Veramente si tiene poco conto di quello che i cittadini, la società vuole. Non sarà la maggioranza, però è la parte forse che si fa più domande, quindi in qualche modo più informata. E a livello poi locale questo diventa concreto e molto visibile quando noi abbiamo un territorio come quello della provincia bergamasca, ma che possiamo anche paragonare un po' in generale alla Lombardia, ecco, forse non al resto d'Italia no, ma al nord Italia sì, in cui ci sono zone di pianura con un altissimo consumo di suolo, non solo da infrastrutture ma anche da agricoltura intensiva che lo consuma quasi nello stesso modo, una distesa di serre che naturalmente dal punto di vista paesaggistico sono tremende, ma anche dal punto di vista del consumo di suolo e dell'impermeabilizzazione del suolo,
e a fronte di un'occupazione molto bassa, perché comunque le grandi aziende non occupano un numero molto elevato di persone. E al contempo, sempre negli stessi territori, abbiamo zone di montagna che si spopolano e dove, siccome i produttori sono piccoli produttori, non ricevono i sostegni adeguati, perché, come sappiamo, penso tutti, i sostegni della PAC vanno, l'80% dei finanziamenti va al 20% degli agricoltori, quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va, anche se ci sono fondi di finanziamento specifici per i giovani agricoltori, per un certo tipo di agricoltura, è senz'altro il punto debole, cioè se vogliamo la positività della PAC è che comunque un terzo del budget va in agricoltura, ma la criticità è che non va verso chi fa dell'agricoltura un mezzo anche di conservazione del territorio. Cioè, come mai è così poco importante? Lo so che sembra naif come domanda, perché come mai probabilmente ce l'abbiamo in mente tutti, ma è così poco importante tutelare chi il territorio lo difende, e non solo il territorio, ma diciamo le abitudini alimentari delle persone con un cibo più sano e tutto quello che è previsto in un altro tipo di agricoltura. Quel 10% che si prevedeva di tutela dei territori per le specie selvatiche è stato ridotto a un 3%. Il fatto che il 3% del nostro territorio sia pensato in questo modo è sconcertante. Okay, l'impressione grazie. Che sia anche appunto per come sono andate le votazioni è che o c'è pochissima consapevolezza in Italia di quello che è urgente fare ed anche emerge dalla popolazione, oppure ci sono dei condizionamenti tali che ci portano a votare come alcuni paesi, l'Est Europa, il Portogallo, e non come altri. Grazie, grazie Elena per questa nota che appunto poi rimandiamo sicuramente alla tavola della seconda parte, dove ci sono appunto europarlamentari presenti e appunto chiederemo conto di come mai questa votazione dei parlamentari italiani così poco critica, diciamo, in questo senso, e anche per le sottolineature del consumo del suolo e il valore paesaggistico dell'agricoltura. Passo la parola a Alberto Brivio, a cui chiedo appunto di accendere il microfono per il suo intervento. Alberto Brivio, presidente Coldiretti Bergamo, a cui chiedo anche a lui di alcune sottolineature di aspetti critici o positività in essere di questa PAC e a cui chiedo in particolare, essendo un presidente di un'associazione di categoria che ha al suo interno sia grandi realtà, grandi aziende industriali, sia piccoli produttori, anche biologici, eccetera, di dar conto di come della difficoltà, credo, della complessità di riuscire a tenere insieme le esigenze dell'una e dell'altra, però nel contempo riuscire a spingere l'agricoltura verso una transizione in una prospettiva di sostenibilità. Prego Alberto. Grazie, buongiorno a tutti. Devo dire che da una prima analisi di questa PAC abbiamo riscontrato degli elementi di positività, sinceramente, come mondo agricolo. Innanzitutto la possibilità che ci siano dei margini di flessibilità nell'applicazione della stessa, soprattutto per quanto riguarda gli ecoschemi funzionali o comunque coerenti a quelle che sono le esigenze dei territori a livello locale, e questo non può che essere positivo. Questo naturalmente non va a identificare una PAC rinazionalizzata, perché sono anch'io convinto del fatto che, siamo anche noi convinti del fatto che le impostazioni debbano essere impostazioni di carattere comune su tutto il territorio europeo, anche perché altrimenti si rischierebbero delle interpretazioni della PAC che variano da nazione a nazione, e questo sinceramente porrebbe le agricolture e soprattutto anche quelle più virtuose
in una situazione di difficoltà rispetto ad altre agricolture. Tengo a precisare al riguardo un aspetto: l'agricoltura italiana è certamente la più sostenibile a livello europeo. E in risposta anche all'intervento precedente sul tema, per esempio, del consumo di suolo, comunque dell'impermeabilizzazione, visto che proprio per la tua puntualizzazione, Diego, sul fatto di contemperare le esigenze delle diverse agricolture, è importante sapere che per quanto riguarda le colture protette, quindi le cosiddette serre o tunnel, è meglio dirlo, in quel caso, se c'è una copertura del prodotto, non c'è assolutamente consumo di suolo, perché questi terreni possono essere ripristinati all'origine con estrema facilità. Si smantellano le strutture, le serre, e il terreno ritorna all'origine. Quindi non c'è assolutamente consumo di suolo nel caso delle colture protette in orticoltura. Questa mi sembrava una premessa importante, visto che il tema del consumo di suolo nella pianura sta particolarmente a cuore a Coldiretti, dove peraltro invece si sta sviluppando in maniera smodata una cementificazione, quella sì legata alla logistica, legata naturalmente all'insediamento di alcune grandi infrastrutture, e su quel tema siamo certamente tutti d'accordo. E questa era una premessa importante. L'altro aspetto di questa nuova PAC che riteniamo positivo è che si sia incentivato ulteriormente il sostegno ai giovani. Questo è importantissimo perché apre ad una visione diversa di agricoltura. Innanzitutto i giovani, aumentando sensibilmente il contributo per l'insediamento di giovani in agricoltura, favorisce il ricambio generazionale. Favorire il ricambio generazionale favorisce anche un nuovo modello agricolo che sperimentiamo come organizzazione, sempre più sentito dai nostri giovani. I nostri giovani sono quelli che più di altri sono favorevoli verso un'agricoltura multifunzionale, verso un'agricoltura di territorio, verso anche quei modelli di agricoltura di prossimità che avvicina sempre più il mondo della produzione rispetto alla comunità in cui questa è pienamente inserita. E questo è sicuramente un aspetto positivo. Vengono anche considerate, vengono abbassate le soglie, e questo è importantissimo in tema di cambiamenti climatici per quanto riguarda i fondi assicurativi, quindi gli strumenti di sostegno in caso di calamità climatiche, e questo è un altro aspetto importante. Le soglie di reddito in questo caso vengono ridotte dal 30 al 20%, e questo è un altro aspetto importante. Mi collego al tema dei cambiamenti climatici per puntualizzare un altro aspetto riguardante l'agricoltura italiana, che assolutamente contesto il fatto che gli vengano imputate soprattutto alla zootecnia, quantomeno in Italia certamente, quei livelli di emissione. Lo testimonia il fatto che in pieno lockdown questa primavera, nel momento in cui tutte le attività industriali, tutte le movimentazioni di mezzi erano ferme, mentre l'agricoltura non era ferma, le emissioni in atmosfera sono crollate. Questo vuol dire che non è certamente l'agricoltura, non è certamente la zootecnia lombarda che determina questi livelli di emissioni in atmosfera. E questo credo sia importante chiarirlo. Vale... Puoi andare verso la chiusura del ragionamento? Sì. Il ragionamento è che, sinceramente vedo alcuni aspetti positivi. Gli aspetti negativi che riscontriamo come mondo agricolo è che la dotazione finanziaria subirà certamente invece un taglio, e questo non è assolutamente accettabile o auspicabile, visto le sfide a cui è chiamata l'agricoltura. Resta importante il fatto che venga ulteriormente semplificata nella sua definizione, nella sua declinazione sui territori, perché laddove ci sarà semplificazione, allora ci sarà maggiore facilità di applicazione di tutte quelle misure che vanno verso
una transizione sostenibile dell'agricoltura, che peraltro anche come organizzazione agricola perseguiamo. E credo che in Italia, visto i risultati che danno anche il fatto che rappresentiamo certamente la nazione con la miglior e la maggior biodiversità agricola nel mondo, e il fatto stesso che siamo la nazione che ha il maggior numero di aziende biologiche, che ha la minore incidenza situazioni di negatività rispetto all'individuazione di residui di fitofarmaci negli alimenti, credo che testimoni il fatto che la transizione verso un'agricoltura sostenibile in Italia sia già in corso da tempo, e l'aspetto che ricordavo prima dei giovani credo sia un aspetto che va verso questa direzione. Ok, grazie Alberto Vibio, presidente Coldiretti Bergamo. Si prepara intanto Alessio Carrara, produttore della cooperativa Caldermans. Grazie per anche aver ricordato queste problematiche del consumo di suolo della pianura, che vede l'agricoltura appunto fare le spese a favore di altri settori della vita economica, come se l'agricoltura non fosse poi un settore a sua volta economico che produce e che dà ricchezza e reddito, oltre che paesaggio e biodiversità. Quindi dovremmo, in questo contesto, mi sento di fare anche questo appello a unire le tante associazioni di categoria, associazioni di cittadini, per far valere anche quanto l'agricoltura possa essere un fattore economico altrettanto importante quali quelli del trasporto, delle infrastrutture. Bene, però lascio subito la parola a Alessio Carrara per i suoi 5 minuti. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie dell'invito. Allora, io sono parte della cooperativa Caldermans di Serina, siamo a 900 metri sul livello del mare. Questo era per fare un inquadramento, perché noi ormai da 30 anni ci occupiamo di agricoltura biologica. E l'aspetto che mi colpisce è che si sta ancora, siamo nel 2020, siamo ancora qua a parlare di transizione, eccetera, una cosa e l'altra, quando è evidente sotto gli occhi di tutti che il cambiamento ambientale, che uno lo possa negare o no, c'è e lo si vede. Basta vedere una giornata come quella di oggi, che uno potrebbe uscire tranquillamente in maniche corte, eccetera. È chiaro che a me può far piacere uscire e quant'altro, ma se vado a vedere nelle realtà le coltivazioni che stiamo facendo, questo mi dà, è chiaro che a me da produttore può giovarmi, perché negli ultimi anni sto facendo coltivazioni invernali anche fuori serra, che in tempi passati, fino a 5-6 anni fa, non avrei potuto fare. E quindi per questo il fatto di avere bloccato quelli che potevano essere un incentivo, come si dice, un nuovo cammino, una rinascita, eccetera, dell'agricoltura, invece ci si è un po' bloccati su questa cosa qua. E a me questa cosa qua dispiace molto. Dispiace perché sembra che l'ambiente che ci circonda non ci interessi e non ci appartenga. Invece ci appartiene, primo, perché ci viviamo, e secondo perché noi contadini, noi agricoltori, abbiamo la responsabilità, con le azioni che facciamo giornalmente, di tutelare questo ambiente e tutelare la salute delle persone. E quindi quando io esco nel campo sento su di me la responsabilità di quello che vado a fare nel campo singolarmente, anche utilizzando, non so, prodotti di sintesi di origine biologica, io comunque la responsabilità me la sento. E quindi questo un po' vuole essere un po' un inizio. E invece che mi interessava era la fatta, una cosa secondo me che per me è irrinunciabile nella transizione, è questo. Cioè che non ci possono essere aziende agricole che sono per metà biologiche e per metà sono convenzionali. Cioè o si è convenzionali o si è biologici, perché altrimenti non ci si capisce, nel senso che la scelta di un'agricoltura biologica, biodinamica e quant'altro
deve essere prima una scelta etica e poi può essere, e poi sicuramente, perché è chiaro che tutti dobbiamo vivere, sicuramente anche una scelta economica. Questo per me è importante e purtroppo siamo ancora fermi, quindi come diceva Berlendis, dovremmo aspettare altri 10 anni, eccetera, eccetera, vedere, e nel frattempo vediamo cosa va a succedere. Questo era il mio piccolo ragionamento e magari dopo. Grazie. Perfetto, ringrazio anche della sintesi e della brevità, soprattutto perché, come era richiesto, molte cose, molti relatori hanno poi gli stessi punti di vista su alcune cose, quindi è inutile ripetere quello che è già stato detto, basta a massimo richiamarlo, e invece apprezziamo il fatto di aggiungere di volta in volta punti di vista diversi. In questo caso ringrazio Alessio per aver sottolineato il punto di vista di un produttore, quindi di un contadino. E il richiamo alla responsabilità proprio dell'agricoltore, del contadino, che fa non solo per vendere i prodotti in funzione economica, ma si sente addosso proprio una scelta di agire in un certo modo perché è anche una responsabilità verso l'ambiente e il paesaggio che, in cui vive, la propria famiglia, i propri figli. Quindi questo richiamo, forse tante volte in effetti noi diamo tutta colpa ai politici e alle leggi, alle istituzioni, però molto il punto di vista della responsabilità personale di chi agisce un'attività o dei consumatori dall'altro lato non vanno dimenticati. Proseguiamo con la nostra dibattito con Francesco Perini dei Friday for Future, associazione giovanile. Buongiorno. Che per fortuna non ha bisogno di presentazione, che si sono diventati protagonisti della scena politica di questi anni. Prego Francesco. Grazie Diego. Volevo dire subito una cosa, parto da qui. Fridays for Future è un movimento, appunto, è stato detto da più parti. Un movimento di giovani, di ragazzi, di studenti. Non dovrebbe essere normale che degli studenti sono, che gli studenti o comunque che il mondo dei giovani è il primo a interessarsi della crisi climatica. Non è normale che gli studenti facciano delle proposte o chiedano un'acquisizione di coraggio e di responsabilità che per la maggior parte delle scelte politiche manca. Parto da prima della votazione della PAC. C'è stata una campagna di Fridays for Future Italia chiamata Ritorno al Futuro per una ripartenza migliore dopo la crisi sanitaria, con delle richieste precise all'Italia e al mondo politico italiano. Tra i punti della campagna c'è ripensare il sistema agroalimentare, perché appunto è un tema importante, è un tema fondamentale. In questo forse abbiamo anticipato un pochettino la PAC. Secondo presupposto, se la politica o comunque se le decisioni politiche devono essere in qualche modo un compromesso, nel senso che ci sono diverse sensibilità e diverse anche richieste, ci sono anche dei compromessi inaccettabili e questa PAC, secondo Fridays for Future, è un compromesso inaccettabile, troppo al ribasso. Quello che diceva Alessio Alessio Carrara, sulle aziende un po' biologiche, un po' convenzionali, è un compromesso inaccettabile, così come questa PAC, che vuole tenere dentro un po' di sostenibilità e un po' no, alla fine diventa un disastro perché non riesce ad avere un obiettivo chiaro verso una sostenibilità. E allora uso una parola un po' forte, che è la parola furto, però è una parola che secondo me descrive bene quello che è questa PAC, perché si parla di futuro e questa PAC non è assolutamente orientata verso il futuro, perché anche se, per esempio, come diceva il signor Brivio, il presidente di Coldiretti Bergamo, dà un sostegno per eventi di calamità, da calamità climatiche, cosa facciamo? Agiamo dopo le calamità climatiche? Una politica agricola seria dovrebbe prevenire le calamità climatiche, vista anche quanto l'agricoltura incide sulla crisi climatica che c'è. È un furto di risorse, nel senso che continua e amplifica le disuguaglianze che ci sono, le disuguaglianze inteso come disparità di trattamenti tra aziende grandi e aziende piccole, tra aziende virtuose e aziende non virtuose. E anche qui
si va in una direzione di accentuare la crisi climatica, soprattutto perché appunto è una politica settennale. È un furto anche, permettetemi, non sono un tecnico, ma è un furto di parole, perché definire sostenibile una PAC che non lo è, non è una... cioè, no, significa svuotare di significato la parola sostenibile, che di per sé è una parola molto radicale, e significa anche delegittimare chi parla di sostenibilità, perché se si dice che tutto è sostenibile, allora chi veramente prova a essere sostenibile con le parole, nel caso di movimenti politici come può essere Fridays for Future, con le azioni come può essere una, un'azienda agricola biologica o comunque che utilizza un certo criterio etico nel fare le cose. E soprattutto una cosa che mi ha lasciato molto perplesso è stato, l'ha anticipato un pochettino Elena Ferrari di Legambiente, è stato come in Italia se ne è parlato poco. Nelle stesse votazioni si parlava anche dei burger vegani, di come chiamarli, se chiamarli sempre burger o un altro nome così. E i giornali italiani parlavano più di quello che non di una scelta, di una decisione che andava a toccare un terzo del bilancio dell'Unione Europea. Ritengo sia abbastanza strano, cioè è veramente incredibile come si parli di... Non sono sciocchezze, per carità, chiamare i burger vegani o no, ma rispetto alla PAC davvero aveva senso parlare di quello e non della PAC? L'ultima cosa... Anche per, siamo quasi esatto. A 5 minuti, sì. Esatto, l'ultima cosa, ricordiamoci che qua ci sono dei tecnici, tra virgolette, dell'ambiente, quindi parliamo di transizione ecologica in termini di agricoltura, quindi in termini di agricoltura locale, di alimentazione, poi principalmente vegetale, non, parliamo della necessità di eliminare lo spreco, dello sovrasfruttamento del suolo e delle risorse idriche. Ricordiamoci che una vera transizione ecologica non può prescindere da una giustizia sociale e che questo sarà il vero asse su cui dovrà confermarsi una vera transizione ecologica, la giustizia sociale e l'attenzione appunto alle persone che con questa PAC non sembra si vada verso una giustizia sociale. Lascio con una domanda provocatoria, scusa Diego. Vai. Davvero è necessario sottolineare, davvero esiste la contrapposizione tra sostenibilità economica e sostenibilità socioambientale? L'unico modo per sopravvivere oggi, quindi per dire andiamo avanti, è morire domani per le conseguenze della crisi climatica? Grazie, scusate. Perfetto, grazie mille Francesco per questo sguardo, anche forse proprio perché da giovane sul futuro e con tale schiettezza del tuo intervento, una schiettezza che forse abbiamo il dovere anche noi, meno giovani, di utilizzare, e forse anche vale la pena davvero di non essere così esigenti verso la... completa eliminazione o l'incentivazione di alcune pratiche tradizionali di agricoltura, però magari imparare a chiamarle con il proprio nome, quindi non dire che è tutto sostenibile, tutto va verso la transizione, ma dire sì, continuiamo a sostenere alcune attività perché non possiamo fare a meno, ma le attività sostenibili sono queste, quindi individuare dei criteri per cui un po' in modo più oggettivo si possa arrivare a definire cosa è sostenibile, cosa è ecologico e cosa no. Passo la parola a Vincenzo Vizioli, chiudiamo questo giro di tavolo, a cui seguirà un secondo giro dove appunto, oltre a un paio di altre domande e sollecitazioni che farò, l'intento è proprio di rispondere alle varie considerazioni fatte l'uno con gli altri in modo da argomentare e addentrarci nel merito delle questioni. A Vincenzo Vizioli, quindi le stesse domande di aspetti di criticità o positività della PAC in corso.
percorso, cosa è rinunciabile, e anche a lui vorrei chiedere questa cosa del fatto di, io non so se come AIAB avete anche al vostro interno, immagino, aziende biologiche, quindi sicuramente l'attenzione alla biologica, quindi all'ecologia, all'ambiente, ma anche di grandi dimensioni, quindi se c'è al vostro interno anche la dimensione grande di grande azienda industriale e di piccoli produttori, e come risolvete questa complessità, chiamiamo. Prego, Vincenzo Vizioli. Grazie, buongiorno a tutti. Il territorio di Bergamo a noi di AIAB non può che ricordare la grande persona che è stata Claudio Bonfanti, dirigente di AIAB, di cui insomma sentiamo la grande mancanza, ma ci impegniamo a portare avanti tutto quello che lui stava facendo su quel territorio e a livello di dirigente nazionale. Grazie di averlo ricordato, perché ce l'abbiamo nel cuore tutti, e quindi grazie di averlo ricordato direttamente. Sì, non era possibile non farlo. Ti dico immediatamente che AIAB ha al suo interno solo aziende biologiche e aziende che sono di tutte le dimensioni, perché il collante non è la grandezza dell'azienda, anche se poi è chiaro che questa politica agricola, che è sempre non ha cambiato la sua impostazione, cioè un grande sostegno alle grandi aziende e diciamo briciole alle piccole aziende, ma il collante è il metodo e l'obiettivo che si dà all'azienda biologica, cioè di offrire servizi ecosistemici alla collettività. In questo senso probabilmente una PAC doveva partire anche dal riconoscimento di questo servizio. Mai come per questa riforma c'è stata mobilitazione da parte di attori che fino a ieri erano stati tenuti totalmente fuori dal dibattito. La coalizione Cambiamo Agricoltura ne è un esempio, dove si sono continuati ad aggiungere associazioni, gruppi, non tutti per forza agricoli o associazioni ambientaliste, ma di gente che iniziava a pensare che la PAC ci riguarda. Era uno slogan che noi lanciammo nel 2000. Nonostante questo, dobbiamo constatare che anche questa riforma della PAC parte da documenti estremamente interessanti di apertura e di innovazione, e man mano che ci si avvicina alla sua applicazione, diciamo, queste parti che sono state anche dettate dalla consultazione europea vengono a essere diciamo messe in secondo piano. La politica non era abituata ad avere interlocutori che non fossero le associazioni di categoria, l'agroindustria e la grande distribuzione, e quindi non si è trovata in difficoltà. La coalizione Cambiamo Agricoltura ha messo sul piatto sin dall'inizio del dibattito una serie di proposte. Mai il governo ha voluto confrontarsi con la coalizione, mai le associazioni di categoria hanno invitato qualcuno della coalizione o anche una rappresentanza della coalizione ai loro incontri. Diversamente, noi lo abbiamo fatto anche forse con eccessiva generosità, visto che le posizioni che sono state espresse dal nostro governo e dalle associazioni di categoria sono posizioni di grandissima retroguardia. Lo dice chiaramente quella posizione che ha avuto il governo sugli ecoschemi, cercando di ridurre ulteriormente. Siamo quelli che hanno fatto la proposta più al ribasso di tutti. La Bellanova ha chiesto il 20% quando si partiva dal 35%. E le questioni sono parecchie su cui prestare attenzione. E visto il poco tempo, andando per schemi, vorrei dire che bisogna fare attenzione a alcuni passaggi su cui non ci si è soffermati. Il primo è quello dell'innovazione e della genetica,
che viene messa come punto di attività dei piani strategici nazionali. L'Italia non l'ha neanche accennato i suoi obiettivi del piano strategico, mentre altri paesi avevano già iniziato a scrivere. Però nella genetica si parla di nuove biotecnologie. È assolutamente inaccettabile introdurre nella PAC una tecnica, una cosiddetta innovazione che la stessa Unione Europea ha dichiarato non ammissibile perché è OGM, e quindi l'Italia le nuove biotecnologie non le può adottare, non le deve adottare, perché l'innovazione è tutt'altra cosa. E vorrei anche dire che c'è necessità di utilizzare alcuni termini con precisione. Quando si parla di agroecologia, di questa parola se ne stanno appropriando tutti, come è stato per sostenibile, naturale, che era un modo di eludere il biologico. Il biologico è l'unico metodo di produzione che ha una normativa europea che dice come si deve fare e chi e come lo deve controllare. Non ce ne sono altri di metodi, e il biologico e il biodinamico sono l'attuazione dei criteri agroecologici, perché quando si dà del sostenibile a chi ha diminuito di 10 centimetri le lavorazioni, ben venga, ha inserito una coltura in più nella rotazione, ben venga, ma poi usa il glifosato che nella pianura lombarda è presente in maniera incredibile nelle acque superficiali. Penso se puoi andare verso la chiusura. Sì, vado verso la chiusura con un'altra affermazione. Dico, è evidente che non tutte le agricolture sono uguali, e quando si parla di contrasto ai cambiamenti climatici, se si fa riferimento esclusivamente al ristoro che può dare l'assicurazione, è qualcosa che fa capire quanto poco abbiamo capito, perché il contrasto ai cambiamenti climatici si fa cambiando metodo di agricoltura. Perfetto, grazie mille. E poi appunto ricordo che questo è solo il primo giro, quindi adesso faremo un secondo giro, magari chiedo a tutti di intervenire in modo più sintetico, visto che molte cose sono già state dette, e soprattutto chiedo anche a Simonetta, Matteo, Cinzia di farmi presente o riportare in chat se ci sono alcune domande o considerazioni da parte del pubblico. Ricordiamo, siamo una novantina di partecipanti su Zoom e una cinquantina su Facebook, e ringrazio chi da Zoom si sta spostando a Facebook, perché ricordiamo abbiamo questo limite di capienza di 100 persone, quindi chi può seguire la diretta da Facebook tanto meglio. Sono state alcune scritte nella chat che magari vado a riprendere velocemente per chi credo in Facebook non possa vederlo. Abbiamo un intervento, un'osservazione sull'intervento di Alberto Brivio che richiama come l'impatto della zootecnia lombarda sull'inquinamento dell'aria e delle acque è molto più importante di quanto sostiene lei, vedi rapporti ARPA-Lombardia, ovviamente nel secondo giro ognuno poi potrà rispondere. Altro intervento, bravo Alessio, i servizi agrosistemici garantiti dalle agricolture naturali sono ancora più importanti dei prodotti forniti, e quindi Alessio Carrara di produttore Caldermans. Ben detto Vizioli, e Damiano Di Simine che scrive la Bellanova, quindi il ministro, non ha chiesto il 20%, ha chiesto che gli ecoschemi fossero facoltativi per gli stati membri, che significa quindi lo 0%, quindi significa non avere neanche il 20% come garanzia. Bene, lascerei
lascerei la parola, tornerei a Lorenzo Berlendis come primo relatore e oltre a quanto è già stato detto aggiungo anche un paio di domande, di spunti per gli interventi, magari focalizzando l'idea di convergere su alcune richieste, esigenze da sottoporre alla seconda parte della mattinata alla tavola dei politici. Politici di vari livelli, ricordiamo, sono parlamentari, europarlamentari e Regione Lombardia. Provare a pensare anche a, secondo voi, secondo gli interlocutori, cos'è che frena alla fine questo cambiamento verso questa transizione verso l'ecologia? Perché se la prospettiva o le esigenze di una transizione ecologica sono almeno a noi appaiono chiare e evidenti, cosa sono gli ostacoli che frenano sia i politici e le istituzioni dall'andare, dalla spingere, dall'alzare l'asticella più in là, sia dagli stessi operatori del settore? Appunto, ho fatto proprio la domanda se nella propria organizzazione ci sono anche aziende agricole di grandi dimensioni industriali, proprio perché tante volte diciamo sosteniamo il piccolo, poi però nella realtà la gran parte sono aziende industriali, quindi industriale come lo finanziamo, come lo sosteniamo o come non lo sosteniamo, idem per tante altre attività, tante altre questioni emerse. L'ultima domanda, ricordo magari già, se volete, entrare nel merito di a quale livello si chiede quale esigenza si chiede, a quale livello. Abbiamo politica europea, politica nazionale e politica regionale, quindi se riuscite già a distinguere le immagini di manovra che possono avere ciascun livello istituzionale. Io mi taccio, lascio la parola a Lorenzo Berlendis e sarò più fiscale nel massimo 5 minuti, vi avviserò a 4 minuti per chiudere l'intervento. Prego. Grazie Diego, mi scuso se prima ho approfittato dell'entusiasmo iniziale per sottrarre tempo agli altri relatori. Ho sfruttato per l'inquadramento. Rispetto alle tue sollecitazioni, io sottolineo, tornando a livello politico, purtroppo un limite della modernità, non so come altro chiamarla. Noi abbiamo bisogno di scelte di responsabilità e visione lunga, no? di scelte oggi che daranno i risultati tra 10 anni, 20 anni, eccetera. Purtroppo questo è in contrasto, come dire, ineludibile con i tempi della politica e con i tempi della comunicazione, perché il tempo, ci insegnano i media, il tempo è adesso, quindi l'istantaneità è la misura di tutto quanto, anche del consenso politico, anche e soprattutto del consenso politico. E quindi qual è il politico che oggi ha c'è una sorta di pactum sceleris, no? tra noi amministrati e gli amministratori, tra chi fa lobbismo, eccetera, per cui i risultati devono essere immediati, no? E mi rivolgo anche allo spunto interessante a proposito di furti che richiamava Perini, dei Fridays for Future, quindi al furto di futuro. Qual è il politico oggi che si assume la responsabilità anche di scelte che possono essere apparentemente impopolari? Svio un attimo dal tema agricoltura perché, come dire, non vorrei ferire le suscettibilità, ma pensiamo al tema dei trasporti. Il modello delle produzioni dei trasporti basati su fonti fossili, l'uso privato dell'auto, per dirne una, privato, eccetera, è finito, è scaduto il tempo, ma non per opzioni politiche ambientaliste, che è una parolaccia al pari di sostenibile. Io non sono un ambientalista, sono un cittadino responsabile e che mi assumo la responsabilità del futuro. Non voglio essere chiamato né ambientalista né fautore di sostenibilità. Ho piacere di regalare alle generazioni future quello che mi è stato regalato dalle generazioni passate, quindi aria, suolo e aria e acqua che possono consentire di abitare il pianeta come è stato abitato fino a 200 anni fa. Da 200 anni qualcosa è successo, ce lo dice la nostra delegazione in Antartide, che sta misurando il clima degli ultimi 800.000 anni. Le progressioni e i cambi avvenuti in questi ultimi 200 anni non sono mai avvenuti nella storia biologica di questo pianeta. Quindi qualcosa abbiamo fatto, qualcosa è alla fine,
dobbiamo prendercene atto e fare, torno alla questione della politica, scelte oggi. Certo che di fronte alla lobby degli automobilisti, quale sarà il politico che abbia il coraggio di andare a dire non possiamo più muoverci con questo sistema dell'auto privata piuttosto che dei mezzi a combustione con i combustibili fossili? E vale anche per l'agricoltura. Io quando vado nelle fiere, mi scuso, ripeto, nelle fiere agricole vedo questa sfilata di enormi mezzi a combustione fossile con enormi dimensioni e enormi consumi collegati, mi chiedo, ma è questo il futuro? È questa l'agricoltura? È questo il modo di muoversi? È questo il modo di consumare che possa permetterci il futuro? Io credo proprio di no. E ripeto, il tempo è scaduto. Non possiamo, non abbiamo più tempo per altre scelte. Non è un'opzione politica possibile, o di destra o di sinistra, di centro, di sopra, chiamatela come volete, per cui no. Quattro minuti. I dati oggettivi che ci dicono questo modello è finito, occorre procedere velocemente verso un altro. Ripeto, assumendo anche decisioni da parte dei politici che possono risultare al momento impopolari. Un'ultima davvero battuta. Come cittadino consumatore mi ripugna il fatto di dover pagare tre volte il cibo in questo mercato del cibo. Lo pago con i contributi della PAC, lo pago quando compro il cibo, lo pago con i costi sociali del risanamento ambientale fatto da agricolture che devastano la fertilità dei suoli, le acque e l'aria. Questa davvero è una situazione a cui occorre porre davvero, davvero termine con coraggio, responsabilità e unendo le forze al di là di appartenenze e di opzioni politiche possibili. Grazie Lorenzo, siamo rimasti nei 5 minuti, invito a continuare a fare, avviserò come fatto al quarto minuto per chiudere per il ragionamento in un minuto. Bene, Elena Ferrario. Sì, allora, dunque, per rispondere un po' alla tua richiesta di dare risposte, naturalmente io mi trovo poco d'accordo con il presidente di Coldiretti, perché ha fornito dei dati che non sono quelli di ARPA Lombardia, come scriveva qualcuno, cioè il peso che ha la zootecnia sulla qualità del nostro ambiente in pianura padana è altissimo, il 60% delle emissioni di ammoniaca vengono dagli allevamenti suini, per cui non voglio nemmeno stare a fare balletti di numeri che mi servono pochissimo, i dati sono di ARPA Lombardia, quindi direi che possono fare riferimento a quello, anche perché anche il riferimento, ci siamo tutti un po' illusi in effetti vedendo quanto sta bene l'ambiente naturale quando l'uomo non incide, no? Durante i mesi del lockdown c'era questa sensazione che allora è ancora possibile, il problema è che poi appena siamo usciti abbiamo ripreso esattamente come prima. Io sono convinta che la capacità di rigenerarsi del mondo, mondo naturale, è altissima. Il problema è che noi dobbiamo fare in modo che non sia messo così sotto stress. Quindi quello che mi sembra più importante, che è uscito oggi e che la PAC ha tradito, è appunto il concetto di riconversione, ma non di un gruppetto, non quelli pieni di buone speranze, chi fa agricoltura biologica e quindi i consumatori attenti, ma riconversione vuol dire che deve essere la strada per tutti, per cui che i finanziamenti spingano in quella direzione lì e non, ripeto, l'impressione che si ha, anche se anche informandosi un po', è che l'agroecologia non sia vista come il futuro, e invece, come diceva giustamente prima qualcuno, è l'unica strada, cioè dobbiamo cambiare il modo di trarre dall'ambiente l'alimento, è inevitabile, e quindi ecco perché questa PAC, anche pur avendo il suo angolino sostenibile, chiamiamolo così, proprio con tutta la diffidenza verso questo termine, non segna una strada che deve essere di tutti, cioè deve essere qualcosa anche culturale, e la ragione per cui noi non ne abbiamo sentito parlare in Italia è perché non c'è questa attenzione, non c'è nemmeno probabilmente la volontà di parlarne in modo corretto e completo, continua a essere di moda,
ma di moda sempre per una piccola fetta di popolazione. Quindi a quale livello bisogna chiedere, come dicevi tu Diego, a quale livello bisogna chiedere attenzione? Naturalmente a tutti e tre, cioè quello regionale, perché per esempio ci sia un controllo anche delle, diciamo, autorizzazioni, cioè non si può aumentare all'infinito la pretesa di sfruttamento, non si può succhiare all'ambiente e al territorio tutto quello che può dare semplicemente perché non c'è un controllo. Bisogna che ci sia un piano, no? Che regola tutto questo, un piano veramente strategico. A livello nazionale mi piacerebbe che ci fosse più coraggio di autonomia di pensiero e più ascolto verso una buona fetta di cittadinanza, e naturalmente a livello europeo sarebbe bello che riaprisse la commissione e che riprendesse in mano tutto il lavoro, perché quello che è successo a ottobre è da considerare molto negativo. Io posso in chiusura ringraziare, dare un saluto particolare all'Istituto Agrario di Treviglio, perché il fatto che ci siano dei giovani e non necessariamente dei Fridays, ma anche altri giovani, è estremamente positivo. Giovani che potranno essere agricoltori e agronomi, io lo trovo un ottimo segnale. Quindi grazie Elena, anche perché l'hai fatto all'interno dei tuoi 5 minuti, quindi avevi tutto il diritto, ma ci uniamo sicuramente e ringraziamo sia i professori che hanno voluto questa presenza dei ragazzi e studenti delle superiori, sia gli studenti stessi che ci stanno ascoltando, perché davvero saranno le persone, gli operatori che dovranno mettere in pratica poi queste cose che stiamo dicendo, e richiamo la responsabilità poi personale che aveva fatto lo stesso produttore, secondo me poi ha un suo valore enorme rispetto a tutto quello che ci stiamo dicendo. Però io mi taccio, lasciamo velocemente la parola al terzo relatore, che è Alberto Brivio, presidente Coldiretti Bergamo, prego. Sì, grazie. Allora sarò brevissimo, senza ritornare sulla disquisizione tra i dati sulle emissioni in atmosfera, non credo sia questo il caso. Che ritengo invece importante un aspetto che dovrà avere rispettare comunque la PAC in tutto il suo percorso, l'aspetto della sostenibilità dell'azienda agricola sul territorio. E questo sia fondamentale, dell'agricoltore sul territorio. Questo credo sia l'aspetto fondamentale. Non fraintendetemi, non intendo dire che la sostenibilità deve essere per forza intesa nella sua accezione di profitto economico. È un'altra cosa, la sto intendendo nell'accezione di reddito dell'agricoltore, e credo che questo sia l'aspetto che attraverso varie forme, magari evidentemente di incentivazione verso una svolta sostenibile, di maggiore attenzione verso una svolta biologica, sostenibile o biodinamica o quant'altro, o comunque un'agricoltura certamente più confacente a quelle che sono le esigenze della cittadinanza, e anche confacente a quelle che sono evidentemente le situazioni dei mutamenti climatici in corso, che peraltro ribadisco non è certamente l'agricoltura italiana quella tra quelle che possono essere poste all'indice come colpevoli di questo, e questo lo ribadisco come mia posizione. Ecco, credo che l'aspetto fondamentale da perseguire sia quello, il fatto di consentire all'agricoltore di restare sul territorio, perché alcuni aspetti, per esempio sull'agricoltura di montagna, così come su altre realtà, in molti casi impattano contro alcune visioni. Prima, per esempio, si è citato l'aspetto dei territori lasciati alle specie selvatiche. Sono certamente un elemento essenziale della biodiversità, però in alcuni territori alcune specie selvatiche non autoctone stanno determinando la fuga dell'agricoltore, e quindi dell'elemento veramente di presidio del territorio, che è la presenza dell'agricoltore stesso, perché nel momento in cui ci scontriamo contro la presenza di cinghiali sui nostri territori di colline e di montagna, io ho segnalazioni, anzi ho allarmi da parte di agricoltori che
vogliono abbandonare l'attività perché si trovano i loro raccolti distrutti e soprattutto raccolti fatti in condizioni di piena sostenibilità ecologica. Quindi questo credo sia il punto essenziale. Ho citato solo questo esempio per testimoniare il fatto che secondo noi la nuova PAC deve andare in quella direzione, attraverso forme di incentivazione, attraverso l'aiuto ai giovani, che come ho detto prima sono quelli che sicuramente sapranno traghettare meglio la transizione, anche perché la stanno interpretando nel migliore dei modi, ma certamente per far sì, e anche nel momento in cui vengono applicati e dedicati gli aiuti, vengano applicati e dedicati a chi veramente fa l'agricoltore. Questo è un altro elemento di distintività dell'azione di Coldiretti e della pressione che sta facendo. Lo ha fatto già nella precedente programmazione, ancor più è necessario adesso. Gli aiuti devono andare a chi veramente fa l'agricoltore, non certamente alle grandi lobby, non certamente alle multinazionali che hanno diversificato i loro interessi, non certamente a quell'agricoltura che non ci rappresenta, e credo che questo sia il segnale migliore. Un aspetto è fondamentale anche per quanto riguarda i mutamenti climatici di cui si parlava prima, l'accento sui nuovi mezzi. Certamente la ricerca potrà fare la differenza. È ovvio che adesso l'agricoltura si ritrova a dover operare con determinati mezzi, sia i mezzi meccanici a combustione fossile piuttosto che con alcuni presidi fitosanitari piuttosto che altri. La ricerca sarà fondamentale perché in molti casi, oltre a una questione di scelta, in molti casi l'agricoltore si trova a dover operare con quello che gli mette a disposizione la ricerca. E credo che laddove... Stati 4 minuti. Laddove, e ne parlo per esperienza personale, la ricerca è in grado di offrire strumenti che siano coerenti con quelle che sono le mutate esigenze, le richieste della cittadinanza, ma anche le situazioni di carattere ambientale e climatico, l'agricoltore è il primo che cerca di utilizzare questi strumenti. Riguardo al tema delle biotecnologie piuttosto che delle biotecnologie, beh, anche in questo Coldiretti sicuramente si è sempre distinta nella difesa della biodiversità. Siamo sempre stati contro gli OGM e lo saremo sempre. È ovvio che se ci possono essere degli strumenti che possano aiutare al miglioramento delle produzioni rispettando quella che è naturalmente la biodiversità, è evidente che quelli li consideriamo con grande attenzione, sempre comunque con l'assunto di base che la biodiversità che è ben rappresentata nell'agricoltura italiana deve essere assolutamente, assolutamente difesa. Grazie. Grazie Alberto Brivio. Proseguiamo veloci con Alessio Carrara, Cooperativa Cadelmans. Prego, accendi il microfono. Vai. Sì. Allora, no, iniziavo col ringraziare anch'io il Vizioli Vincenzo per quello che ha detto, molto interessante. Specialmente per quanto riguarda tutta l'agricoltura biologica, nel quale nel regolamento non si sa per quale motivo sono stati inseriti e tenuti a livello nazionale quelli che sono comunque le piante transgeniche o gli OGM, come una cosa innovativa invece, come diceva appunto anche adesso Brivio, effettivamente non sono cose innovative e non vanno alla tutela della biodiversità. Detto questo, mi interessava dire, rispondere in particolare alla domanda, perché mi ci trovo abbastanza coinvolto, nel senso, il perché c'è la paura da parte dei politici, ma anche dei produttori stessi, della transizione, no? Del passaggio. Io lo vedo già nel passaggio che c'è tra un'agricoltura che sta facendo mio papà, stava facendo mio padre, e quella che ho in mente di fare io, che sto provando a fare, no? Che già facciamo agricoltura biologica, e credo che l'agricoltura biologica può andare a un ulteriore miglioramento al suo interno e ha bisogno di un ulteriore miglioramento.
E già vedo che in piccoli cambiamenti c'è la difficoltà per delle diffidenze anche dovute a retaggi storici e a usanze che si è continuato a fare. Ma ci vuole il coraggio di voler provare e soltanto provando si può arrivare a determinate cose. Mi permette di fare una citazione. Il professor Manenti, io non so se avete letto, avete avuto a che fare, ha fatto degli studi trentennali con una tipologia di agricoltura che proprio non fa utilizzo né di pesticidi né di concimi, eccetera, eppure produce in tutto e per tutto come una normalissima azienda agricola. E quindi non bisogna aver paura di provare, ok? Queste sono le nuove tecnologie. Le nuove tecnologie è forse guardarci un pelo indietro e vedere da dove stiamo venendo e non verso dove stiamo andando, perché il verso dove stiamo andando arriva da dove stiamo venendo. E quindi fare un po' davvero, guardarci alle spalle, vedere da dove stiamo venendo e forse utilizzare delle tecniche che forse andavano bene una volta, che ci possono permettere oggi di tutelare l'ambiente. E quindi non bisogna aver paura di queste cose qua, perché l'aratura, cioè parliamoci chiaro, è stata inventata nel 1400, anche prima, cioè gli egiziani, robe varie, siamo qua ancora a parlare di aratura e queste robe qua che sono veramente... Che lo sanno anche i sassi che l'aratura non va bene, eppure l'attrezzo più venduto ancora a livello di macchinari è ancora l'aratro. E allora dico, non dobbiamo avere paura di questi cambiamenti, ma che non si tratta di chissà che cosa, però fare delle piccole prove annualmente, io questo vi sto esportando proprio la mia esperienza, quello che io faccio annualmente è provare su piccoli appezzamenti ad utilizzare nuove tecniche e se funzionano, buon, vado avanti così. Davvero, forse sto banalizzando, cioè, però è questo alla fine che dobbiamo fare, secondo me. E questo. 4 minuti nel frattempo. Anzi, ho finito. La richiesta va fatta poi a livello proprio nazionale, della politica nazionale, che si occupi finalmente di agricoltura, ma e faccio questa cosa, che durante il lockdown tutti abbiamo ringraziato i medici e quant'altro, eccetera, ma chissà come mai dei contadini non si ricorda mai nessuno, però se io posso andare al supermercato oggi è perché c'è un contadino che dietro sta lavorando, ok? E quindi credo che debba essere, perché lo diciamo sempre a parole, ma non è mai così a parole, che l'agricoltura a parole sempre messa al primo posto, invece dovrebbe essere messa al primo posto perché è alla base dell'alimentazione ed è alla base della sostenibilità ambientale. E ha ragionissima Francesco Perini, ha ragionissima che un po' come ci si è appropriati della parola pace, anche qui ci si sta riappropriando, in maniera indebita della parola sostenibile. Per cui riappropriamoci anche delle parole. E finisco, conclude in questo, dicendo che io ringrazio veramente gli studenti dell'Agraria e spero che facciano tesoro e che abbiano soprattutto voglia di approfondire sempre, sempre, sempre approfondire, perché c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire e c'è sempre da imparare. Grazie. Grazie a te, sempre per anche il tuo punto di vista proprio da produttore. Ricordo anche Brivio è un agricoltore, un produttore stesso, quindi è bene che ci siano chi ci mette proprio la propria attività lavorativa in questo ambito e auspichiamo che sempre più produttori poi partecipino a questi dibattiti. Proseguiamo con Francesco Perini, Friday for Future. Sì, siamo quasi alla fine del nostro giro di tavolo. Allora, in merito alle proposte mi limito semplicemente a sottolineare tre cose, una per ogni livello che hai citato prima Diego e che corrispondono in realtà ai livelli di chi poi parlerà dopo, quindi a livello regionale, nazionale ed europeo, che sono tre livelli fondamentali e che devono comunicare e che devono anche andare nella stessa direzione. Mi viene in mente a livello regionale i bellissimi commenti che ha fatto prima Damiano Di Simine in chat, quindi su quanto la Lombardia non sia in realtà un modello, cioè non sia
non corrisponda a quello che è nella realtà l'agricoltura italiana, ma sia a un livello forse a un livello superiore di consumo di suolo e di perdita di biodiversità e di tutte queste cose. Un po' di tempo fa era stata proposta a livello lombardo una legge per l'economia sociale solidale, di cui conoscete benissimo tutto l'iter. Si può parlare anche del consumo di suolo della Lombardia, non solo in termini di agricoltura, ma in termini anche di infrastrutture. Quindi ci sono tante cose che la Lombardia deve fare, non solo a livello di agricoltura, ma in un'ottica più generale, ritorno sempre lì, di contrasto alla crisi climatica. A livello nazionale, una critica che Fridays for Future fa è che la visione ambientale, la visione di contrasto alla crisi climatica, attualmente non è rappresentata né dal Ministro dell'Agricoltura né dal Ministro dell'Ambiente. Hanno visioni troppo selettive sulla crisi climatica. Serve una visione più generale e serve una visione più completa anche delle strategie da mettere in atto per contrastare la crisi climatica. Quindi quello che diceva Elena Ferrario di Legambiente sul coraggio necessario a livello nazionale serve, ma serve anche una visione che sia davvero complessiva di tutti i problemi che ci sono, compresi gli 80.000 morti all'anno per inquinamento. Stiamo facendo il conto, mi permetto questa digressione, sui morti dell'epidemia di coronavirus. Vero, ogni anno in Italia ci sono 80.000 morti per inquinamento. A livello europeo si potrebbe parlare dei grandi accordi che l'Unione Europea ha fatto e sta facendo con alcuni stati del resto del mondo che non hanno gli standard ambientali europei. Quindi questi accordi che non vanno in una direzione di contrasto alla crisi climatica. Far emergere anche come nell'approvazione di questa PAC siano emersi molto gli interessi delle multinazionali dell'agricoltura. Tra le prime 6 al mondo, 4 sono europee, di cui la prima, che è di gran lunga la più potente, tra virgolette. Concludo con un hashtag che è stato lanciato, un motto che è stato lanciato da Fridays for Future in collaborazione con tantissime altre associazioni e cittadini e cittadine dell'Unione Europea, che è Withdraw the Cup, quindi ritirare la PAC, perché davvero venga cambiata questa PAC, che non è né sostenibile né ambientalista e che soprattutto non guarda minimamente ad un futuro. Grazie. Grazie anche della brevità e della sintesi. Chiudiamo, siamo quasi in linea, alle 11 avremmo dovuto finire, però siamo quasi in linea. L'ultimo intervento di Vincenzo Vizzioli, a cui chiedo appunto se riesce poi anche lui, oltre ad essere sintetico, a così esplicitare una, due, tre richieste specifiche a cui poi passare la palla al tavolo successivo che raccoglierà queste istanze. Prego Vincenzo. Sì, andiamo direttamente sulle proposte. È evidente che se qualcosa bisogna recuperare sul lo scandaloso accordo che c'è stato a livello europeo, a livello nazionale va chiesto che ci sia un ruolo strategico del biologico nel piano strategico nazionale e quindi che si inizi a mettere su carta gli obiettivi che il nostro governo vuole darsi per raggiungere quelle richieste che vengono dall'Unione Europea a partire dal contrasto ai cambiamenti climatici. Ci deve essere un sostegno al bio negli ecoschemi, bisogna dare priorità alle agricolture virtuose nei progetti di filiera e quando parlo di progetti di filiera parlo di progetti che non sono le filiere che abbiamo sempre visto adesso dove la réclame ci dice dei nostri più bravi agricoltori, dai nostri campi, i migliori contadini, per poi far sì che il prezzo sia bassissimo e la testa della la coda della filiera, cioè chi impacchetta e vende, abbia guadagni enormi. E se dobbiamo parlare di sostegno al reddito degli agricoltori, il sostegno al reddito
non è dato dai premi della PAC, che devono essere un riconoscimento dell'impegno dell'agricoltura a dare dei servizi ecosistemici alla collettività, e quindi li si premia per aver diminuito l'impatto ambientale, per non aver mandato pesticidi nelle acque, per aver prodotto cibi sani e buoni per chi li mangia e per l'ambiente in cui sono prodotti. Il sostegno al reddito si fa con un ragionamento che in Italia è sparito: il giusto prezzo del prodotto agricolo. Quanto costa far bene un cavolfiore, quanto costa far della pasta che non abbia residui di glifosato? E allora su quella base bisogna far sì che non ci sia solo l'agroindustria e la grande distribuzione a determinare il prezzo, perché se continuiamo su questa strada, l'agroindustria e la grande distribuzione hanno già messo in ginocchio l'agricoltura convenzionale, lo stanno facendo anche con il bio, ma facciamo un ragionamento che prima veniva fatto su grandi e piccole aziende. Con i premi PAC una grande azienda farà anche grano, perché la dimensione gli permette di avere un contributo che regge l'impatto di un prodotto pagato poco, ma anche i 24-23 euro che si stanno dando al biologico sono un prezzo che non risponde all'impegno e al costo reale di far bene agricoltura biologica. E quindi su questo ci vuole ricerca. Il bio e il biodinamico sono innovazione, e l'innovazione esiste se è sostenuta da ricerca e sperimentazione. Cosa chiediamo al governo? Stiamo aspettando i bandi del 2019 annunciati, stiamo entrando nel 2021 e ancora non sono stati banditi, anche se il Ministero, gli uffici se li sono già venduti 3 volte che noi facciamo ricerca e sperimentazione. Serve una ricerca partecipata, serve che a livello nazionale e poi sui territori si avvii un piano sementiero nazionale, perché chi sta facendo agricoltura biologica la sta facendo con sementi, con piante selezionate per un altro metodo agricolo. Serve lavorare perché questa transizione non sia mangiata, ma sia sostenuta e permetta di poter dire alle prossime generazioni: io posso continuare a lavorare e a lavorare bene. Perfetto, ringrazio Vincenzo Izzioli, siamo stati nei 5 minuti e siamo stati quasi nei tempi, quindi alle 11.05 adesso lascio la parola a Damiano Di Simine, che saprà raccogliere i vari esigenze e spunti. Sicuramente cito dalla chat di Zoom che effettivamente c'è stato 2 giorni fa un interessantissimo seminario, l'ho seguito anch'io in parte, Agroecologia e PAC post 2020, organizzato dalla coalizione Cambiamo Agricoltura, che è molto lungo, diciamo, è stato però approfondisce questo dibattito, e chi lo vuole può ritrovarlo su YouTube, quindi invitiamo a andare a approfondire questi argomenti. E un'altra chat, sempre in chat, che si riporta un commento di Facebook: ottimo Vincenzo Vizzioli, che si spoglia di qualunque veste e guarda al futuro del pianeta e ricorda che paghiamo 3 volte alcune categorie di prodotti. Questo è Donato Ceci dal pagina Facebook. Prima di lasciare la conduzione a Damiano, ricordo che siamo stati circa 90 su Zoom, una cinquantina di persone hanno seguito su Facebook, ma una cinquantina di condivisioni del nostro diretta su Facebook, quindi vuol dire che è stata ulteriormente moltiplicata esponenzialmente la visione di questo convegno. Questo per dire l'attenzione che c'è a questo tema, e il ringraziamento che da parte mia va a tutti coloro che sono intervenuti. E ora vi taccio, lascio la parola a Damiano Di Simine. Prego.